Allora siamo in collegamento con il senatore Danilo Toninelli, capogruppo del 5 Stelle al Senato. Buonasera Toninelli. Buonasera Del Debbio, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie molto di aver accettato il nostro invito. L'onorevole Di Maio, uscendo dalle consultazioni, ha detto va bene lavorare sui temi e sui programmi, ma c'è un limite a tutto. Che vuol dire? Ma vuol dire semplicemente che per poter scrivere un contratto di governo, per un governo del cambiamento, non possiamo certamente sederci ad un tavolo con tre forze politiche, che sono le tre forze politiche che fanno parte di quella cosiddetta coalizione di centrodestra, che non è altro che, diciamo, un artificio elettorale fatto per prendere qualche seggio in più. Un contratto di governo serio e rispettoso del voto del 4 di marzo lo può scrivere solo Luigi Di Maio con Matteo Salvini, per un governo fatto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Mi penso che sia naturale, tutti i cittadini per strada che conoscono il Movimento 5 Stelle, che hanno dato un segnale il 4 di marzo, penso che vogliono, anzi sono certo nel dire che vogliono questo. Senta, la Presidente Casellati cosa vi ha detto? Cioè, da questo punto di vista c'è una possibilità, secondo voi, di fare un governo di questo tipo? Ma io ovviamente non posso riferire quanto ci siamo detti con ovviamente. Quello che posso dire è che abbiamo rinnovato la nostra apertura nei confronti di Matteo Salvini per seguire l'unica strada possibile, che è quella del cambiamento e dell'innovazione, che tra due forze politiche, non tra quattro forze politiche, quindi tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Ovviamente non possiamo, una volta scritto il contratto e creato un governo tra noi due, non possiamo vietare a nessuno di dare la fiducia a questo governo sulla base di questo programma, né tantomeno a Berlusconi o alla Meloni. Però un altro discorso questo: ad un tavolo insieme ai tecnici per scrivere il contratto di governo ci possono essere solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ovviamente, ripeto, un appoggio esterno di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, noi non lo tolleriamo. Capisco, ma questo governo a due, diciamo così, è un'ipotesi al di là della quale c'è il nulla, cioè o così o nulla? Beh, questo ovviamente, diciamo, entriamo nelle competenze del Presidente della Repubblica. No, ma io dico dal vostro punto di vista, non dal Presidente della Repubblica, dal vostro punto di vista. Quello che voi desiderate è un governo che parte sulla base di un contratto di programma scritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Punto. Allora, la domanda io la girerei a Matteo Salvini. Io, se mi immedesimo in Matteo Salvini, ho di fronte due strade: la strada del ritorno al passato e la strada dell'andare avanti, dell'innovazione. Quella del ritorno al passato è con Silvio Berlusconi e quella dell'innovazione, del cambiamento, è con il Movimento 5 Stelle. Poi io posso anche dire, Salvini poi gestirà i propri rapporti con gli altri leader della cosiddetta coalizione del centrodestra. Però la cosa fondamentale è che si decida e scelga tra Berlusconi e tra il cambiamento, che è Luigi Di Maio. E con Luigi Di Maio può scrivere e concretizzare quelle proposte che Matteo Salvini è tanti anni che va nelle piazze a promettere, lo sta facendo anche in questi giorni in Friuli, Venezia Giulia e nel Molise, ma le può fare subito con noi, mettendole nero su bianco su un contratto che lo vincolerà tanto quanto vincolerà noi. Senta, le faccio vedere una clip che ci fa vedere Matteo Salvini all'uscita delle consultazioni, poi la commentiamo. Prego. Io penso che non sia interesse di nessuno mettere in piedi un governo che va contro il voto degli italiani. Il PD è stato punito dagli elettori in tutta Italia, il PD perderà le sue amministrazioni in Molise, in Friuli, Venezia Giulia, perché anche lì ha mal governato, e quindi noi vogliamo semplicemente che chi ha vinto le elezioni, centrodestra e 5 Stelle, confrontandosi sulle cose da fare, comincino finalmente a lavorare. Io sono pronto. Se cadono i veti, se cade il veto di Di Maio su Berlusconi, voi sarete disposti a farli fare il Premier? Se cadono i veti si parla di programmi. Però l'accordo con 5 Stelle è parlare di cose da fare. Chi le fa? Ragazzi, un passo alla volta. Se non cadono i veti, ieri siamo usciti di qua
con gli schiaffoni. Se oggi invece degli schiaffoni ci sono i sorrisi, metà dell'opera si è fatta. L'altra metà la facciamo settimana prossima. Bene, quindi mi pare, come si diceva nella vecchia politica, si diceva possibilista, però è una parola, mi pare che Salvini sia su una linea simile a quella che lei mi ha detto 2 minuti fa. Ma io vedo la proposta di un governo centrodestra completo e Movimento 5 Stelle come una sorta di patto del Nazareno 2. Sì. Il Movimento 5 Stelle è un patto del Nazareno, mi pare evidente che non lo farà chiaro, mai. Chiaro. Con Salvini abbiamo lavorato bene, ed è vero, per la formazione della votazione, l'elezione di Casellati al Senato e di Roberto Fico alla Camera, per la Commissione Speciale. Stiamo lavorando bene, dialogando bene con la Lega in Parlamento. L'abbiamo fatto partire velocemente e bene. Chiaro. Però Matteo Salvini non può pretendere che noi... Ma non noi cittadini possono pensare che mettendo ad un tavolo e dando una penna a Silvio Berlusconi per scrivere un programma, questo programma possa essere un programma di cambiamento che migliora la qualità della Chiaro. Vita. E non sto commentando la persona, perché di cosa pensiamo su Berlusconi lo sapete perfettamente. Sto semplicemente prendendo atto che circa 8-9 anni di governo di centrodestra e 24 anni di storia politica di Berlusconi hanno portato la qualità della vita dei cittadini italiani a peggiorare, e quindi non è l'interlocutore del cambiamento ma della conservazione. E scusi Toninelli, attendiamo da Matteo Salvini. Scusi Toninelli, prego. Il fatto che in quel governo ci fosse anche la Lega, per voi nel governo di centrodestra c'era anche la Lega, questo non vi crea un problema? Nel governo di centrodestra, nei vecchi governi? Sì, intende? Nei vecchi no? Governi di centrodestra c'era anche la Lega, no? Ma noi l'abbiamo sempre detto, non abbiamo intenzione, non abbiamo mai avuto intenzione di spaccare il centrodestra, come okay. non abbiamo mai avuto intenzione di spaccare il Partito Democratico. La Lega oggi è un interlocutore che è Matteo Salvini, col quale si può condividere alcuni punti. Noi ci siamo addirittura portati a dire che la flat tax, se fosse costituzionale e se valesse anche per i poveri, non solo per i ricchi, è un argomento da considerare. E chiaro. Penso che sia un grosso atto di responsabilità questo nei confronti della Lega, che però deve scegliere a questo punto. Guarda che io le dico una cosa, la gente per strada, io quando mi capita di vedere, oggi ho visto delle dichiarazioni di Matteo Salvini, la gente per strada gli diceva fai il governo con Luigi Di Maio, non diceva a Matteo Salvini fai il governo con Silvio Berlusconi. È questo, lui deve ascoltare il suo popolo e scegliere un governo di cambiamento. Senta... A questo punto l'ipotesi del PD, di un accordo col PD, di un governo col PD, di una cosa col PD è definitivamente tramontata nel caso in cui vada avanti con la Lega questa ipotesi? Allora, adesso non dobbiamo far altro che attendere le prossime ore e aspettare che Matteo Salvini si esprima. Okay. Nel caso in cui Matteo Salvini continua a proporre il centrodestra in un tavolo allargato, io penso che il mandato esplorativo della Casellati sia concluso e ci sia, noi siamo l'unica forza politica del debito, aver dato 2 alternative. Chiaro. Un governo di cambiamento con la Lega e un contratto di governo di cambiamento col PD. Gli altri ci hanno sempre detto tutti, centrodestra 5 Stelle, la stessa cosa ci diceva il PD, noi non vogliamo responsabilità di governo, siamo una minoranza, fatevelo voi che avete vinto. Noi 2 alternative, quindi valuteremmo l'alternativa al Partito Democratico, anche al Partito Democratico ovviamente diciamo che deve fare una scelta. E la scelta è quella, vieni a sederti con il Movimento 5 Stelle per parlare di contenuti, di contratti di governo e vincolarti ad un governo su quanto c'è scritto in quel contratto. Stiamo aspettando una risposta unitaria. Quindi ora voi siete in questa posizione, se capisco bene. Avete proposto a Salvini una possibilità di un governo con lui sulla base di un contratto firmato da ambedue. Questa cosa che voi avete proposto anche al tempo di firmare un contratto che vincoli durante il mandato, ok? In questo momento voi aspettate la risposta da Salvini, perché a questo punto siamo.
se la risposta di Salvini fosse negativa, nel senso che dice o con tutto il centrodestra o nulla, rimane aperta la proposta al PD. È così? Allora, qua entriamo anche del debito nelle competenze del Presidente della Repubblica, che ha fatto una cosa apprezzabile e io ritengo anche corretta, dare un mandato alla Presidente del Senato specifico nel tempo limitato e nel contenuto, provare a creare, a vedere se c'è una maggioranza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Poi noi aspettiamo un'ulteriore scelta da parte del Presidente della Repubblica, a cui ci affidiamo per lungimiranza e saggezza e per prerogative evidentemente costituzionali. Certo. Senta, Toninelli, non è che le chiedo di fare il mago che predice il futuro, però, insomma, un po' di esperienza in politica lei ce l'ha, un po' di sentori ce li ha, ha partecipato alle consultazioni, ha partecipato con Luigi Di Maio, insomma, vi siete consultati insieme. Secondo lei, che diciamo, quanto lo darebbe se fosse un scommettitore questo governo che parta? Allora, Del Debbio, a me dispiace dire che non ho scommesso mai un euro nella mia vita e non mi è mai piaciuto scommettere. Ha fatto bene, quello continui che posso così. Dire, però, veramente, sì, sì. Grazie, grazie Del Debbio. È che noi ce la stiamo veramente mettendo tutta, però non possono chiederci di cambiare pelle. Noi siamo il Movimento 5 Stelle con i nostri pregi e con i nostri difetti, ma noi non verremo mai meno ai nostri principi, che sono quelli che tutti conoscete. Di conseguenza ce la metteremo tutta, pronostici non ne faccio perché non ne sono capace, però posso anche dire di essere fiducioso. Però chiudo dicendo, noi ci assumiamo la responsabilità di un governo, lo facciano anche le altre forze politiche, perché non ci possono dire voi non potete porre veti su Berlusconi e poi magari la Lega e Salvini porre veti sul Partito Democratico. Cioè, noi due opzioni abbiamo dato, se se ne chiude una valutiamo l'altra, ma tenendo al centro i contenuti e un contratto di governo. In Germania lo fanno dagli anni 50 ed è veramente rivoluzionaria come iniziativa, non le poltrone al centro di un governo ma i contenuti e il programma da realizzare. Va bene. Senta, Toninelli, la ringrazio molto, buon lavoro, in bocca al lupo e a presto, arrivederci. Viva il lupo. Arrivederci.